gli infatti, arrivare, infatti non c'è dice ghiaccio. che non gli arriva in funzione internet, purtroppo. Comunque, mo sta provando a sistemare internet. Vabbè. Zoom gli dice proprio che è impossibile connettersi, e vabbè, mo Stiamo arriva. registrando. Ok, allora adesso Intanto la cosa di dire, cioè io su questo sito, ma pure su un altro paio di altri, cioè non ci sono allora, indicazioni su come Giulio, strutturare. no, perché lui ti dice come funziona. Questa è la documentazione della funzione. E tu questa funzione, senza sapere niente, la puoi usare così com'è. Capisci quello che voglio dire? E questo è quello che generalmente uno sviluppatore vuole sapere. Non vuole sapere com'è fatta dentro. Noi, per un motivo didattico, cerchiamo di sapere com'è fatta dentro. Ma non è che dovete cercare di sapere, questo ve lo dovete inventare voi. Capisci? Cioè, dal punto di vista didattico. Ah, Capisci? ok. Ah, beh, perché l'altra volta. Allora, ma no, adesso ti faccio vedere come si fa. Però, quando vi do i compiti, voi dovete farla voi, non andate a vedere com'è fatta e poi la rifate. Non so se mi spiego. Il compito consiste nel farla voi. È sufficientemente semplice per farla voi. Ah, capito. Ah, Capito? boh, vabbè, perché l'altra volta l'avevo provato a fare, solo che era diversa da come l'aveva mandato il link, aveva detto di vedere come era fatta e rifarla, quindi poi quando sono andato a vedere poi non ci No, stava. vedere come era fatta, no, vi avevo detto di vedere la documentazione della funzione e voi, in base alla documentazione, questo si chiama reverse engineering. Tu vedi cosa fa la funzione in base alla documentazione e la rifai. La fai all'indietro, capito? Questo è il compito. Però se vuoi vedere com'è fatta dentro, basta che cerchi strcmp, per esempio, source code, codice sorgente. Prova, fai una ricerca. E poi metti tra virgolette source code. Sì, prova, boh, sì. Source code con la E, con la E. No, 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 staccato con la E. Source code. Ecco, questa è proprio la funzione di libreria, così come è fatta. A parte che, sì, la funzione di libreria ha delle complicazioni in più, deve stare attenta al fatto che deve, magari forse anche più complicata di quello che potete fare voi, però questa è la codice sorgente proprio della funzione strcompare. Vedete? Capito? E quindi e da qua si vede, per esempio, che fa un do while, vedete com'è fatta la funzione, assegna il carattere 1 al carattere 2, no? E se il carattere 1, ma non il carattere 2, raggiunge 0, lui è uguale allo 0, allora ritorna C1 meno C2. Cioè, questa ritorna sempre C1 meno C2. E poi verifica, sì, insomma, è fatta in maniera un po' strana, devo dire, ma ci deve essere un motivo per cui è fatto. Vedete come fa? Lui ritorna la sottrazione dei due caratteri. Questo è il valore ASCII dei caratteri. Quindi se per esempio il carattere 1 è maggiore di C2 e continua ad andare avanti fin quando C1 e C2 sono uguali. Ma do Capite? scritto così, fai. Questo Fai è questo. while.
sì, Finché. fai tutto fino a quando è, cioè la verifica della condizione è fatta dopo aver fatto il blocco. Quindi, per esempio, un giro lo fa sicuramente. Ah, fai Capite? questo, se ritorna a zero, cioè se va a Allora, zero, fai ritorna. questo. Che cosa fa? Assegna il carattere al contenuto del puntatore e incrementa i puntatori. Poi dice se il carattere È zero, ritorna a il carattere cinque 1 è 0, no, ritorna alla sottrazione milioni. tra C'è un C1 milione. e C2. Ok? C1 E e C2 questo sono finché gli non ultimi vuole 2. caratteri. Questo fin quando sono uguali, no? Appena sono diversi, ritorna alla sottrazione dei caratteri trovati. Beh, È sempre la stessa cosa. sì, non è la stessa cosa, è che se per Ah, esempio però uno sono si pone il diversi. problema, si pone il problema se la stringa, se la prima stringa finisce, no? Se la prima stringa è finita, allora ritorna subito. Altrimenti continua ad andare avanti. Ma perché, per esempio, non verifica la seconda stringa? Perché se la prima stringa non finisce e finisce la seconda, allora esce dal while, perché non sono più uguali C1 e C2, no? E fa la sottrazione degli ultimi due caratteri. Capite? Degli ultimi due caratteri trovati. Quindi while è riferito al do sopra. Sì, Sì, esattamente. È il contrario del while, no? Il while fa la verifica prima. Il do while è un costrutto di C che è molto poco usato, però ogni tanto lo è. E semplicemente fa la verifica dopo aver fatto il blocco una prima volta. Ok? Ma poi tra l'altro sta dicendo una cosa lì sotto, dice che non è parte del compilation database. Vabbè, questo bisogna un po' vedere. Ok, va bene. Ci sono altre. Boh, sempre sul C c'è un'altra cosa che ho provato a fare Quindi string compare non sei riuscito a farlo. Però vedi, neanche però strana compare, cioè strana compare ho immaginato di farlo con size off. boh, sì. Sì, ma ecco, per esempio, io non l'avrei fatta così string compare. L'avrei fatta in un altro modo e funziona uguale, cioè dovete capire che poi le funzioni non è che si possono fare in tanti modi diversi. Questo che cos'è? Allora, qui ho provato a usare una struttura per Sì. capire come funzionasse e ho provato a fare tipo il menu di una settimana. Avevo Sì. fatto come struttura la struttura di un menu, cioè la struttura del giorno che ha un array per il pranzo e un array per la cena. E vabbè, int main e ho inserito sette strutture diverse. Potevi fare un array di 7 posti, no? E invece di fare lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, eccetera, Baron. un array da 0 a 6, che sono 7 giorni, di strutto e giornaliero. È come cioè un array di strutture, quindi. Oppure un'altra struttura, che è la struttura calendario, oppure la struttura settimana, che dentro contiene un array di 7 giorni. Le puoi innestare come te pare, le strutture. Quindi si potrebbe anche fare una struttura tipo struttura settimana che ha dentro questo struct giornaliero. Sì, 7 di questi.
un array, ma in realtà non serve una struttura perché c'è solo quello, a meno che, per esempio, non vuoi mettere il puntatore al giorno corrente. Potresti usare la funzione, c'è una funzione della libreria C che ti dice che ora è, che giorno è, no? C'è la funzione now, perché mo, oggi che roba è? E da quella puoi tirar fuori, ti dà una struttura, che è la struttura date time, dal quale puoi tirar fuori il giorno della settimana. Quindi ti potresti tirar fuori l'indice del giorno corrente. Capisci? Perché ho Poi visto un'altra. Dica. e fate l'inserimento giorno per giorno. Dio santo, che disastro. Va bene. Sì. No, si può fare. Certo, funziona questo? No. Sì. Buongiorno. Oh, Ci bello proviamo. Gabbo. Ragazzi. Vabbè, comunque la cosa è che ho inserito un verificatore. Poi Ok. volevo scrivere un file in cui stampasse tutto il menu. E Certo, sì. poi ho inserito, vabbè, semplicemente non mi andava ogni volta di scrivere pranzo e cena, quindi ci ho messo P e C, però vabbè, questa cosa poteva anche essere evitata. Però con scanf non so perché non mi fa andare avanti. Cioè, una volta che inserisco il primo, poi tipo va all'infinito e non funziona più. Cioè, pensavo perlomeno che così fosse giusto. No. Dunque, lunedì pranzo, lunedì a pranzo, tu gli devi dare il puntatore di lunedì a pranzo, cioè devi fare ampersand lì. Ah, che cazzata. No, credo, perché così tu non gli stai dando il puntatore. In realtà gli stai sempre dando un puntatore, però mi sa che non è proprio. Non ti dice niente il compilatore? No. Perché gli stai sempre dando un puntatore, perché pranzo e cena sono dei puntatori in realtà. No, forse non è questo il problema. No. Dunque, scusami, poi fammi capire, tu... Vabbè, una volta che ho fatto tutto questo, ho inserito per ogni giorno pranzo e cena. Vabbè, Sì. ci sta la verifica dove me li riprinta tutti quanti. Sì. E poi se la scelta è giusta, premere un tasto qualsiasi, un numero qualsiasi, eccetto l'1, sulla tastiera, altrimenti premere, aspetta, qui ci sta, Uno premere per uno. 1 per ricominciare. Sì. Vabbè, qui ho messo scanf i verificatore, quello che avevo messo qua. Sì, è diverso da uno, vabbè. Se questo è diverso da 1, file Però vedi open. che al verificatore tu gli hai passato l'indirizzo, hai messo ampersand. Eh Sì, sì, ma invece. perché Invece agli altri su. scanf non ce li hai messi. No. Sì, è vero, ma perché avevo visto su una struttura che avevamo fatto insieme che noi gli passavamo lo scanf, quello dove doveva inserire tipo il numero di telefono, il nome, e noi l'avevamo inserito così. Cioè, Sì, ma è tipo vera una cosa, che Giulio. un punto pranzo è un puntatore. Quindi, tra l'altro, appunto, il compilatore non gli dice niente. Capisci, Filippo? Sì, è strano. No, Però non è. io con scanf in realtà ci ho avuto parecchi problemi, quindi in Ma realtà. scanf è una porcheria, ragazzi. Cioè, adesso vi insegnerò a Sì. non usarlo. Perché Cioè, in qual è realtà l'alternativa a scanf? usare la linea di comando. O usare file di configurazione. Ok, ma Cioè se io voglio. Sì, no, sostanzialmente. quella linea di comando noi utilizziamo scanf alla fine. No, non usate voi con la linea. No, vi devo fare una spiega su come funziona la baracca. Voi con scanf usate lo standard input. Con la linea di comando non usate lo standard input.
Vabbè, ci dobbiamo lavorare su sta cosa, non ve la devo spiegare per benino. Che facciamo? Avete altri? Bravo comunque Giulio che hai fatto Però qualche. quindi non. Quindi come si può risolvere questa cosa? Dovrei andare a fare? Cioè, una volta. Scusa, prova a compilarlo, fammi vedere un attimo perché non so cosa succede. Così non ci credo. Grazie. Non dice niente. Ok. Lunedì a pranzo, ok. Scrivi, pesce. Adesso si blocca così, non fa più nulla. Mi piace la bruschetta. Fai tipo contro il Invio C. ancora? Fai un invio? No. Fai control C. Ah, Vedi, non lo si sta. impalla. Si impalla Non qua so su perché. bruschetta. Ok, fammi vedere un attimo com'è il Non so codice. se è perché forse la re che gli do è troppo grosso, boh. No, No. figurati. Ma che? Questa è robetta. Dunque, perché tu dici. Ok, vai giù un attimo. Dunque, il backslash S, cioè il backslash N, su scanf in realtà non ci dovrebbe andare, perché prova a levarglielo, perché scanf è veramente una porcheria. Cioè la cosa migliore sarebbe di fare un read. Prof, mi scusi, ma se mettiamo gli ampersand prima di Gio pranzo, Mel pranzo. Sì, però il problema è che l'un pranzo è comunque un puntatore. Prova sti due intanto. Ok, scrivi. Ecco. Sì, ma Vai. questo mi sa che è perché gli abbiamo levato il backslash Ma veramente, secondo me, no. Sì. Che Però vedi, funziona questi per non ce tutti gli l'hanno il altri. È backslash meno strano. perché La scelta. Vabbè, qui ho messo la E con Perché hai l'accento. messo, sì, questo non è ok, non è latino E quindi nel backslash n che fece? Impallano tutto. nulla. Sì, perché lui si mette ad aspettare un backslash n, però perché Ok. scanf aspetta che tu faccia qualcosa, ma siccome il condizionamento delle stringhe è molto complicato, cioè è capace che se mette lì è ok. E quindi qua che In succede? teoria io gli ho messo è 7 e quindi Sì. adesso lui l'ha inserito nel verificatore. Anche se non so se questo scanner. C'è sempre il backslash n. Sì, da scanf devi levare il backslash n. Perché secondo me lui si mette ad aspettare il backslash n e ha scritto il file, no? Ok. Mamma mia, che palle sta roba. Guarda, come bevate a fare i programmi in questo modo? Non si fanno così. Oh, io l'ho provato a fare col cicloforo, poi ho pensato a lei che mi diceva che era troppo No, no, va bene, va bene. complicato, pensi che abbia un cazzo, allora ho fatto uno Fai quell'altro. non dire parolacce. No, Ah, vabbè, sì, è ecco. vero. È Chiedo uscito, scusa. fai dir.
ha scritto menusettimanale.txt. Fai type menusettimanale.txt. Ah, c'è lo No, non spazio. è così. No, c'era No, lo no, spazio. no, proprio zero, niente, non gliela puoi fare. Perché ci mettete gli spazi? Poi ci tocca mettere le virgolette, ci vogliono le virgolette, se no. No, appunto, txt, quello è un 1. Dai, invio. Vabbè, più o meno. Dai. Ok. Il punto è che questa roba si fa al contrario. In realtà il menu settimanale lo scrivi dentro un file di testo con un editor di testo che è molto più comodo e poi con un programma lo leggi se devi, che ne so, organizzare un database sul menu, capito? Cioè, vabbè, questo va bene come esercizio, ma un programma non lo scriveresti così. I programmi si scrivono con file di configurazione che vengono letti dal programma, perché si suppone che tu non ti scrivi un programma per scriverti il menu settimanale, c'è già il programma editor di testo Atom o quello che volete, che ti scrive il testo, capisci cosa voglio dire? Vabbè, comunque come esercizio va benissimo, non è che... state come sai, i bambini piccoli quando fanno quando fanno i pensierini, no? Cioè con i caratteri un po', sono un po', fa molta tenerezza, ma è molto bello che lo facciamo. Grazie. Prego. Ci sono altre domande? Avete combinato qualcosa oppure proprio... Perché sennò andrei avanti. Mambo. Dite. Io avere un po' perché effettivamente è un programma che vedere ci vuole una ventina di minuti, Siamo molto non so molto se scarsi. scusi internet va schifo e dico che il programma che io ho scritto per guardarlo magari ci vuole un 15 minuti, 20 minuti, non so se lo vogliamo vedere. Ma che è un browser web? Che cosa No, vuoi? no, no, ho fatto la Ci cosa mette che. 20 minuti. Dai, Sei ok, stato vabbè. esagerato, sai? Vabbè. Allora, lo faccio. Vuoi che ti passo lo schermo? Sì, grazie. Vado, prof, faccio. Vado? Sì, ma che Oppure. Ok. dici che cosa fa questo programma? Praticamente concatena delle strutture con dei puntatori. Ciao Federico. Va bene, concatena. Delle strutture con dei puntatori. Vai, cioè fa strecat? Praticamente ogni struttura contiene un puntatore che lo collega a un'altra struttura e quando io vado a chiamare l'ultima di queste strutture si iniziano a chiamare tutte a vicenda. Mi stai rubando gli argomenti, stai facendo le liste linkate, le stai facendo all'università? No, pensavo che lei l'altra volta ci ha dato come compito quello di smanettare un po' con i puntatori, allora ho pensato che poteva essere utile questa cosa e niente. Facile. Fatto per autospiegazione un disegno, non so se può essere utile. Praticamente questa è la struttura noda. Si sbriga, ok. E dentro ci sta un int, tre float e un puntatore a un'altra struttura di tipo nota. Quindi qua adesso ho fatto degli esempi. Ci sta un intero, tre float e
è questo che punta a nulla sostanzialmente. Poi la struttura direttamente successiva c'è un altro int. Null, scusa, spieghiamo perché null è un indirizzo che in C è per definizione invalido. Ok? È l'indirizzo zero. Non c'è niente in C che può puntare a zero. Ok? Quindi si usa quello per dire. È come il terminatore di stringa 0 nelle stringhe, cioè per dire quello è un indirizzo che non può puntare a niente, quindi non sta puntando a niente. Capito? Quindi è l'ultima stringa, quello. No, l'ultima struttura, l'ultimo puntatore. Cioè, di solito i puntatori quando non sono validi si mettono uguali a nulla. Cioè, scritta per prima, però è l'ultimo. Vabbè, questo dipende dalle... Cioè, appunto, il problema è che Filippo fa le cose che non abbiamo ancora spiegato e quindi poi dopo non si capisce niente. Però ormai ho capito. Se vuoi lasciamo perdere. Cioè, il mio era più... Va bene. Questa è una cosa che hai studiato all'università. Perché adesso quello che volevo fare io è... finire la parte sintattica del C e poi cominciare con un po' di strutture, con un po' di algoritmi, perché a voi vi servono gli algoritmi, capito? Certo. E il problema è che appunto tra gli algoritmi ci sono questi qua, ci sono gli alberi, ci sono il sorting, ci sono un sacco di algoritmi che si usano in continuazione in realtà e che sarebbe bene che voi sappiate come sono fatti. Ok? Mm-hmm. Ok. Allora, facciamo... Andiamo avanti, va, che abbiamo parecchie cose ancora da vedere dal punto di vista sintattico. Oggi facciamo una cosa piuttosto complicata, poi alle 10:30 io vi chiederò una pausa di mezz'ora perché devo fare una cosa e ho bisogno di una mezz'oretta prima di cominciare l'altra parte del corso, ok? E chi guida? Gabriele? Io. Chi è che non ha guidato? Vabbè, guida io. Vabbè, dai, pure te, se vuoi. No. Dai, entusiasti, forza. Io guidavo io l'altra volta a composizione. A che senti? Vabbè, guido. Sì. Ciao, va bene. Ok, bene, se io ci vedo abbastanza bene, va bene. Ok, oggi vediamo i puntatori a funzioni. Cioè, in C si può fare... questo che è facciamo un programma o una descrizione? No, sto salvando. Ok. Chiamalo. No, vabbè, troppo tardi. Vabbè, sono sempre in tempo. Facciamo un po' di esperimenti. Allora, in C i puntatori possono puntare, come avete visto, alle variabili, ai tipi naturali, cioè intero, float, char, eccetera, eccetera, oppure possono puntare anche a tipi artificiali, strutture dati e così via, no? In più possono puntare anche alle funzioni stesse. Che cosa significa un puntatore a funzione? Un puntatore a funzione vuol dire che prende l'indirizzo di dove si trova la funzione all'interno del programma ed è in grado di
per esempio, chiamando il contenuto del puntatore, in realtà si sta chiamando la funzione stessa. Capite? Facciamo una prova. Allora, mettici hash include. Adesso, il problema è che la dichiarazione di questa roba è piuttosto complicata e ve la devo spiegare per benino. Hash include minore, spazio minore, standard IO, no, spazio minore. No. Studio.h H come hotel. Questo è l'include che serve per la stampa. Ok, poi qua scriviamo una funzione. Allora, che funzione scriviamo? Scriviamo una funzione che si chiama int spazio funzione e aperta parentesi int a. Ok, poi vai a capo. No, scusami, non chiama la funzione, chiama la funzione underscore a. La valente. Okay. No, qui va tutto bene. Vai a capo, apri graffa, qua dovrebbe stare, ecco lì, ok. Vai a capo e scrivi printf, aperte virgolette, sono la funzione A. Ho scritto così? Sì. Sono la funzione A. Sì. Italiano. Mm-hmm. Senza spazio? No. Come tu scriveresti in italiano? E... il mio valore è %d. Vabbè, sì, non ci mettere l'accento, va benissimo. Backslash n. Backslash n. Ok, e adesso ci metti virgola, dopo le virgolette metti virgola a, e poi in punto e virgola dopo la parentesi. Poi vai a capo e scrivi return a, punto e virgola. Adesso ne fai un'altra che la fai copiando e incollando questa, cosa che non si fa mai, dalla riga 3 alla riga 7, copi e incolli. No, tutto. Vai a capo, fai adesso però sostituisci underscore A con underscore B. No, quello lo puoi lasciare. Intanto lo lascio. Sì. E ritorni qua il B. No, sono la funzione B. Richiamo sempre la funzione A. No, non stai richiamando la funzione A. La variabile si chiama A. La funzione si chiama funzione B. Questa si chiama funzione A. Questa si chiama... Quindi qua, alla riga 11, devi dire sono la funzione B. Ok, basta. Non devi cambiare nient'altro. Ok? Allora, guardate che cosa abbiamo fatto. Abbiamo scritto due funzioni il cui tipo di funzione è una funzione che ritorna un int e prende un int. Ok? Incidentalmente, siccome non cambiamo il valore di A e non, il valore dell'argomento, potremmo metterci invece che int A, mettiamo const int A, perché tanto non lo cambiamo. Scrivi sia sì. Const int A. In tutti e due? Sì, in tutti e due. Const int A.
Quindi queste sono, vedete che sono due funzioni diverse, ok? Però che sono dello stesso tipo. Chiaro? Chiaro a tutti? Filippo? Chiaro a tutti? Giulio? Peppe? Aldo? Frank? Tutto chiaro. Ok. L'unica cosa è... non capisco bene perché ci bisogna mettere const se non varia già da prima. Se già è costante, perché bisogna mettere? Forse non so. Perché nel prototipo noi stiamo dichiarando quello che noi faremo con le variabili. No. E quindi stiamo promettendo che A non cambia all'interno della funzione. Siccome, come ha detto Giulio prima, voi non vedete quello che fa la funzione quando vedete la documentazione, vedete un prototipo e non vedete dentro, no? Quindi dovete essere garantiti che i vostri valori non cambiano. Va bene, adesso andiamo giù e scriviamo il main, perché qua viene il bello della faccenda. Mi scusi, mi sta allagando praticamente tutto. Esco e rientro. Sì. La connessione sta andando molto male. No, sì, ok. Grazie. Viene bello lasciamo finito. Come? Intendo adesso viene il bello e crasha Filippo, ci blocca tutto. No, tra l'altro adesso quando torno ricordatemi, ecco, devo dire una cosa. Ecco, Filippo, vi volevo dire una cosa a tutti, che ho saputo ieri che esiste un software libero che fa sta roba di Zoom, esiste Jitsi, si chiama. Vorrei fare una prova, ed è un software che mi posso installare su una cloud da qualche parte, in maniera che possiamo usare quello invece che usare Zoom. E se per caso funziona, io sarei molto, molto contento. E perché... Però io pure sapevo di Jitsi, ma se non sbaglio penso pure con Francesco ieri stavamo parlando di Discord, che forse è anche meglio. Lo conosci? Discord? Mm-hmm. È libero? È software sì, libero? Sì, è free. No, free intendo che è gratis o è software libero inteso che è licenziato libero, perché sono free non lo dice bene. Non ho idea, però cioè io lo uso. Fa una lezione io sul software libero, perché siete un po'. So che è una delle più utilizzate, quindi. Comunque va bene, posso. Guarderò anche Discord. Discord si chiama. Sì. Ok. Va bene, allora andiamo avanti. Per il momento andiamo avanti così. Se per caso cambio, vi farò sapere. Allora, int. Dunque, main si scrive così, int main, aperta parentesi, chiusa parentesi, no? Poi vai a capo, vai a capo dopo, no, la parentesi sta là, vai a capo, metti aperta graffa, chiusa graffa, ok. Ok, adesso scriviamo un puntatore a funzione, va bene? Cioè scriviamo un puntatore che poi setteremo alle varie funzioni di volta in volta, va bene? Allora, questo è un puntatore a funzione con un puntatore, cioè è un puntatore che punta a funzioni che sono di tipo int di ritorno e che accettano un const int. Ok? Ciascuna funzione, ciascun tipo di funzione, ha un suo puntatore. Non si può usare un puntatore per un altro tipo di funzione, capito? È chiaro il concetto?
Quindi scriviamo questo puntatore di funzione. Questo qua si scrive così. Adesso ve l'ho detto e poi vi faccio una spiega di com'è. Allora, questo si scrive così. Int, spazio, aperta parentesi, asterisco P, lo chiamiamo P il puntatore, poi chiusa parentesi, poi aperta parentesi di nuovo, const int. Allora, e poi chiusa parentesi, punto e virgola. Allora, come si legge questa cosa? Si legge a partire dal nome P e si va a spirale. Si va sulla sinistra, poi sulla destra, poi sulla sinistra e si legge così. P è un puntatore a una funzione, ok, che è di tipo int e accetta un const int. Quindi esattamente il tipo di funzione che abbiamo fatto noi. Non l'ho fatta a caso, no? D'accordo? Se per esempio le funzioni avessero due argomenti o se avessero un tipo di valore di ritorno diverso, dovrebbero avere un puntatore diverso. È chiaro il concetto? Pronto? Sì, sì. Allora adesso questo lo dobbiamo puntare, no? Questo non sta puntando a niente. Allora, il nome delle funzioni è in realtà l'indirizzo di dove stanno queste funzioni. Per cui, per esempio, se vai a capo e scrivi P uguale funzione A, underscore A, no, funzione underscore A, punto e virgola, questo già funziona, già lo stiamo... Già viene chiamato così. Stiamo chiamando, no, non lo stiamo chiamando. Stiamo puntando P alla funzione A. Adesso facciamo la chiamata, ok? E la chiamata la possiamo fare così. Aperta parentesi, asterisco P, e poi chiusa parentesi, poi aperta parentesi, 42. Per esempio, perché gli dobbiamo dare un int, no? Punto e virgola. Ok? Sì. Poi possiamo ripuntarlo diversamente, così proviamo che effettivamente... Oh, scusatemi, incidentalmente, vedete, quando io voglio chiamare la funzione, ok? Devo dereferenziare l'indirizzo. Capite quello che voglio dire? Cioè, quando noi vogliamo sapere il valore di un... Se voi avete un puntatore, un int, no? Vi ricordate che il valore che sta dentro il puntatore è l'indirizzo. Quando lo volete dereferenziare, dovete fare asterisco puntatore. Okay. No? Per sapere il valore. In questo caso qui, la dereferenziazione di un puntatore a funzione è la chiamata della funzione stessa. Okay, quindi basta chiamarlo per differenziarlo. Oh, attenzione, i puntatori a funzione sono lo scoglio col quale si scontrano tutti, perché le dichiarazioni e appunto le chiamate sono una cosa abbastanza difficile da interiorizzare, ok? Per cui adesso, per esempio, adesso facciamo alla linea 20, puntiamo la funzione alla funzione B invece. Lo stesso puntatore? Cioè. Sì, lo stesso puntatore, gli cambiamo l'indirizzo. Sempre lo stesso... Okay? E poi la richiamiamo, mettici 23 qua. Ma sì. Okay, va benissimo. Va bene. Ok. Salva. Prendi una console. Abbiamo tutto il progresso, com'era? Cd.
Mi sembra che sta a music, era strano. Poi dovrebbe... Noi non vediamo, eh. No? No, perché mi sa che hai fatto... devi fare del test. Come faccio a modificare lo share? Lo devi chiudere, riaprire col destro. Ora sì? Ecco sì, adesso si vede tutto il destro. Allora, ho fatto CD. Lo fa sempre CD poi, no? Per aprire le cartelle. Sì. No search file, ma come? Aspetta. LS. Ah, LS è la cartella? LS ti dice... No, LS ti dice tutta la cartella, che cosa c'ha dentro. C'è un problema. Qual è il problema? No, sto a vedere che ho compilato. Documenti. CD documenti. Fai il tab ti espande, così. Quello fa sempre tipo CD... Quello che contenuto, oppure LS. Ma puoi fare, no, puoi fare CD Bernardini slash questo slash quell'altro. Questo come si chiama? Vabbè, vedo se sta qua. Mi fanno search file, ma come cazzo? LS, fai LS se non lo trovi. Conservatori, madonna. Adesso c'è sempre il problema dei documenti. Non si sa dove aspita lì il testo. Quindi facciamo CD Bernardini. Tabba. Se non tabba vuol dire che non c'è. Okay. Adesso sto già dentro Bernardini, no? Ma dove sta sto file che hai fatto? Com'è che scrivo? Scrive sempre LS. Se vuoi sapere che cosa c'è dentro sta cartella, devi fare LS. Tanto cioè, sta qua. Eccolo qui. Ok, allora. Quindi faccio come? Spazio meno O, puntatori a funzioni. Tabba. Leva. Funzioni. Leva il punto C. Leva il punto C. Ok, adesso scrivi. No, non c'è ci vuole il nome del file, quello è il file d'uscita. Ah, ok. Sì. Riprendi, fai ecco, fai punt tab. Che pronto? Faccio? Punta, ecco, io. Ok, l'ha fatto, punto slash puntatori a funzioni. Fai control più così vediamo meglio. Ok. Insomma, la funzione A, il mio valore è 42. Sono la funzione B. Quindi ha chiamato, vedete che ha chiamato prima la funzione A e poi ha chiamato la funzione B. Ma questo perché abbiamo messo in quest'ordine, cioè, no? Sì, perché l'abbiamo fatto così. Ok. Potremmo avere 2000 funzioni diverse e sempre dello stesso tipo, no? Ora potremmo fare una modifica a questo file per vedere qual è l'indirizzo invece di fargli stampare cose insulse. Mm-hmm. Allora, il punto è che gli dobbiamo passare oltre a constint A oppure diverso da constint A, gli dobbiamo passare il puntatore a funzione. Ok? Sì. Quindi... Ma esterno a tutto questo main? No. Glielo passiamo alla funzione stessa e ce lo facciamo stampare dalla funzione stessa. Ok? Sì. Quindi cambiamo il tipo della funzione, quindi dovremmo cambiare anche il puntatore stesso. Ok? Quindi si cambia da sopra, cioè li cambiamo direttamente tutto. Sì, qui. Allora, qui invece che const int a, gli dobbiamo mettere un puntatore a una funzione. No, allora, invece che int a, sostituisci int a con int, aperta parentesi, asterisco p,
chiusa parentesi, aperta parentesi, const int. Vedete, questa è un puntatore a funzione che ritorna un int e che accetta un const int. Che è esattamente questa, che è sempre il discorso da scrivere. No, non è più così, non è più così. Questo è un puntatore a funzione, non può essere più così. Ci serve un puntatore a funzione che accetti un puntatore a funzione che ritorna un int. No? Aspida. Quindi leva l'int. Questo. Tieni quello, tieni quell'altro, però questo è... Porca, questo è un problema interessante. Perché non finisce più sta dichiarazione. Allora, const int, prima della doppia parentesi chiusa, metti dopo l'int, sì. Non dopo questo, dopo l'ultimo int, metti un'altra aperta parentesi. Questo è molto interessante, non avevo mai notato questo dettaglio. Asterisco. E poi chiusa parentesi, però prima dell'altra chiusa parentesi, apri un'altra parentesi, che è un const int asterisco. Proviamo così, perché non so bene come fare qua. È interessante come problema. Allora, adesso qui sotto alla riga 5 mettiamo sono la funzione A e il mio valore è %p, perché è un puntatore, e al posto di A, che non abbiamo più, ci metti %p. No. E quindi questo come si legge? No, scusami, non per cento P. Non per cento P. E proprio. Sì. E poi fai return 23. Questo glielo mettiamo fisso, ok? Perché deve ritornare un int. Allora, come si legge questo? Questa è una funzione che ritorna un int. La P di A non è 42. Sì, vero. Vabbè, quello che ti pare. No, perché è const, quindi poi fa. Che? No, è const, quindi se gli mettiamo due valori diversi. No, ma è const l'argomento, non è const il ritorno. Il valore di ritorno può essere variabile. No, il problema è che questa è una funzione che ritorna un int, ma che accetta un puntatore a una funzione che ritorna un int, ma che accetta un puntatore a una funzione che ritorna un int, ma che accetta un puntatore che ritorna, e così via. Ah, pensavo di essere bloccato. No. Dato il loop. Però è così questa cosa. Devo andare a vedere come si fa, perché questa non finisce più. No? Capite? Se voi volete passargli alla stessa funzione, volete passargli il suo puntatore a funzione, non ci si riesce. Si potrebbe fare in un altro modo. Sì, perché in realtà, allora no, scusami, facciamolo in un altro modo. Ritorniamo indietro a tutto. Cancella quella roba là e mettici un int. Int A, così non facciamo tutto sto casino. Poi dopo me l'andrò a studiare e vi dirò come si fa. Chiusa parentesi. Poi dentro alla funzione, no, dentro sotto la riga 4, aggiungi una riga e scriviamo una funzione che punta all'indirizzo di se stessa. Cioè un puntatore a funzione che punta inizializzato con l'indirizzo di se stessa. Quindi scriviamo come abbiamo scritto sotto, int aperta parentesi, asterisco P, chiusa parentesi, e aperta parentesi, const int,
questo è il nostro puntatore, e fai uguale, vedete che questo P è diverso da quello che sta scritto sotto, questo è volatile, sta dentro, è uguale funzione A. Lo inizializziamo con l'indirizzo dell'underscore A, punto e virgola. Ok? Punto e virgola. Ok, sono la funzione A e il mio valore è %P e lì ci metto P. Benissimo. Poi alla riga sotto fai return A. Oh, e la funzione B la lasciamo così per il momento. Ricompiliamo, vediamo se compila, perché questo è un po'... No, devi ricompilarlo. Il valore è 00004156. Ok. La funzione A è 1,42. La funzione B è 1,42. A me mi dice no, il mio valore è 00004. Sì, ma questa cosa che abbiamo fatto a che serve se poi... No, scusa, non l'abbiamo... No, questa... Allora, Filippo, le cose che facciamo hanno... No, sono Giulio. No, Giulio, hanno senso soltanto dal punto di vista didattico per farvi vedere come si... Però non è giusta questa funzione, non l'ha ricompilata. Scusa, l'hai salvata quella? Sì. Che... Aspetta un attimo. Non... Ricompilala. Forse non l'avevo... No, non l'avevi salvata. Ah, ok. Ok. Allora, questo che vedete sotto, cioè il primo dei due, è l'indirizzo della funzione. Ok? Dentro il codice, la funzione c'ha questo indirizzo. Ok? Quella sotto, invece, che è una funzione diversa, vi fa vedere l'argomento passato. Potremmo farne di tutti i tipi. Allora, generalmente, a cosa servono queste funzioni? Vi posso fare, per esempio, non abbiamo parlato di object-oriented programming, o sì? Ne abbiamo già parlato? Su Python usiamo l'object oriented, però in realtà, per esempio, il C, che non è un linguaggio orientato all'oggetto, però lo si può far diventare orientato all'oggetto, perché ricordatevi, col C si può fare tutto. Prendo un attimo la lavagna e vi faccio un esempio per capire come si fa a fare queste cose. Cioè, a che cosa serve fare queste cose? Aspetta che prendo un programma di grafica. Intanto, Gabriele, fai una cosa, mandami il codice, mettilo nella chat, va così intanto lo scarico. Ok. Allora, noi abbiamo, per esempio, abbiamo visto che abbiamo in Python, ma ce l'abbiamo anche possiamo fare in C, facciamo una struttura dati, no? Vi ricordate che in Python, per esempio, abbiamo delle classi, no? Abbiamo class A. E questa, per esempio, ci definiamo un metodo che si chiama X, no? E che prende un argomento, un intero. Adesso qua sto scrivendo in Python, questo è in Python. Perché dopo vi faccio vedere come si può implementare. E qui c'è tutto un metodo. E qua finisce, ok? Poi posso scrivere la classe B. La classe B, no, scusatemi, non è così.
è derivata da, no? E poi ciò ridefinisco il metodo X. Faccio fare un'altra cosa. Però il metodo X deve essere esattamente identico come prototipo, cioè deve accettare, no? Poi, ma deriva da A perché che cosa prende da A? Allora, che cosa significa questo? Vediamo che cosa significa in memoria. In memoria significa questo, che se per esempio io ho una struttura dati A, allora questa è la mia memoria. Allora, la derivazione significa questo. La derivazione è una specializzazione. Vi faccio un esempio pratico. Quando io dico, per esempio, la classe automobile, auto, la classe automobile c'ha un array di ruote. No? Perché le automobili hanno le ruote. Allora, ruote, array, adesso questo non è manco più Python, è un codice qualsiasi. Allora, c'è un array di ruote che non si sa quante sono, ok? Però, per esempio, se io prendo la classe, che ne so, berlina, la classe berlina deriva da auto, no? È un'auto la berlina e il numero di ruote, n ruote, adesso sto facendo è 4, ok? Poi la classe, che ne so, motocicletta. Allora no, non è la classe auto, è la classe veicolo, diciamo così, la facciamo più generale ancora. Okay? Comunque Filippo si scusa che non riesce a rientrare, dice si dispiace, ma dovrebbe aver sistemato. Ok, vabbè, tanto lui queste cose le sa. Ok, allora non è questo il problema, sull'object orientation torneremo varie volte. Questo che cosa significa? Che quando in memoria avete una classe, è una struttura dati una classe, quindi avete una certa zona di memoria che è occupata da un'istanza della classe, perché ricordiamoci che queste sono le definizioni e queste sono, in memoria ci stanno le istanze, no? Allora, vedete che in memoria una classe di tipo A occupa una certa zona di memoria. Allora, facciamo così. Porca miseria. Questa è l'occupazione della classe A, no? E se la classe B adesso è grande quanto l'A più un po' di più, perché c'ha della roba in più tipicamente, quindi la classe B per esempio finisce qua, questa, e siccome la classe B deriva da A, no? Questa è la classe B, capite? Perché si prende l'A e aggiunge la sua parte, praticamente. Sì, aggiunge i dati che riguardano, le proprietà cosiddette che riguardano, no? Questo cosa significa? Che per esempio se io prendo un puntatore alla classe A, è in realtà un puntatore che va bene anche per la classe B, e questo è l'object oriented, no? Questo è asterisco A, no? Mi va bene anche per la classe B, se io so che quella è una classe B. Capito? Ma se ci sono due funzioni che puntano da A? No, se esistono, non che puntano da A. Due classi che puntano. Due funzioni, dimmi, no.
sono due classi diverse. Cioè, se la classe C non è di è puntata, cioè, anche no. Lei è puntata. Allora, se esiste un puntatore ad A, no? Allora, facciamo, adesso lo scriviamo in C, questo. Ok? Se io faccio struct asterisco A. Ok, e questo lo lasciamo così, P, lo chiamiamo P questo puntatore. Poi, allora, qua c'ho due istanze, perché qua bisogna fare delle istanze, diciamo, c'hai struct A, che e cambia questa tra le istanze e... definizione, dai, l'avevamo già spiegato, la definizione ti dice come è fatta la struttura, ma non è che occupa spazio in memoria la definizione non esiste, no? Esiste la struttura, esiste quando quando la usi, quindi ti serve un'istanza della struttura. Cioè, il concetto di automobile ti dice che un'automobile è fatta con le quattro porte, eccetera, eccetera, ma tu ce l'hai una macchina quando hai il concetto della macchina? Magari. Tu non c'hai niente, ce l'hai quando la compri, cioè quando hai un'istanza della struttura. Ah, quindi l'istanza è l'azione che tu fai. Quando tu la Ah, dichiari, vedi, qua la ok. dichiari, no? E quindi ce n'hai una, effettivamente, se no non ce l'hai. Cioè, puoi dire quello che ti pare, però no, se non la dichiari Non non ce l'ho. esiste. Se non la usi, non esiste. No? La definizione ti dice com'è fatta. Capite quello che voglio dire? Sì, ora sì. Beh, l'abbiamo spiegato varie volte questo, però va bene. Adesso io posso avere, per esempio, qua una struttura B che è derivata da A. Ora, il problema è che il C è nato prima dell'object oriented programming, quindi questa cosa non si può fare così bene. Però, se io ho una struttura C che è derivata, qua ho scritto un'istanza di A e un'istanza di B, ok? Poi ho il puntatore a un'istanza di A, ok? Quindi io posso benissimo fare P di A, P è uguale al ampersand A, no? Questo lo posso fare, vero? Ok, se voglio fare che P punti a B, in realtà devo fare un cast, vi ricordate i cast? Devo fargli un calco, un gesso. Successo. Il gesso è struct A asterisco e a questo punto gli metto ampersand di B. Ok? Devo forzare il tipo, devo dirgli guarda che B sì, è di tipo B, però in realtà è di tipo A. Questa cosa qua è un'azione sicura che posso fare perché so che la memoria è organizzata in questo modo. Ok? Che quando io punto a una struttura A, in realtà la struttura B include anche la struttura A. Per esempio, in C lo potrei scrivere in questo modo. Io ho struct A. Struct A che è definita in questo modo qua. Dentro c'è una roba, tutto quello che mi pare, e poi punto e virgola. E la struct B, deve avere obbligatoriamente una struct A all'inizio. In C si scrive così, un'istanza della struct A, e poi sotto c'è tutto quello che gli pare, tutto il Sotto resto. tabbato 2 volte, cioè, Come? è tabbato 2 volte, cioè, nel senso sta Vabbè, qua sotto. non sto usando tab, sto No, facendo. intendo. E no, perché i 3 puntini ce l'ha messi. Nel senso Sì. che deve stare dentro, tra Sì, virgolette. deve stare dentro la struttura.
stampato una volta. Tutto il resto, questo sotto c'è, c'è tutto il resto, tutto quello che vi pare. Allora, in questo modo vedete che siccome il C si comporta esattamente come pensate che si comporti, se io la metto per prima, la, la struttura starà esattamente così, starà per prima, no? Quindi quando io punto a una, in realtà posso puntare anche all'altra con sicurezza. Ok? Ora, però, quello che non abbiamo detto è come si fa a fare questa cosa, perché questa, cioè come si fa a fare che la funzione x, nel, nel caso della classe A, si comporti come la funzione x di A, e nel caso della classe B si comporti come la funzione x di B. Vi faccio un esempio, per esempio, del perché potrebbe essere. Voi potete fare la classe forma geometrica, no? Forma geometrica è un concetto generale, no? E poi la classe quadrato, che deriva dalla forma geometrica. Allora, la classe quadrato potrebbe avere una funzione, la classe forma geometrica potrebbe avere una funzione disegnati, no? Che nel come fa riferimento alla funzione b per disegnare il quadrato? Appunto, nel caso della forma geometrica, disegnati è una funzione generica, no? Mm-hmm. Anzi, nel caso della forma geometrica potremmo fare una cosa che non fa niente, ok? Nel caso del quadrato, invece, la funzione deve fare qualcosa. Questo lo potremmo fare come esercizio. Ok? Se non fa niente, perché farla? Però, vabbè. No, perché ti dico perché farla. Perché io posso a questo punto usare un puntatore alla classe forma geometrica, sapendo... Ma scegliere se fare il quadrato, il triangolo. Sì, e sapendo che quella classe là sa disegnarsi. Il problema è che io non so quale forma è. Quindi effettivamente no? C'è la classe forma geometrica come abilità, diciamo, come comando ha solo il disegno. Mm-hmm. Il sapersi disegnare. Poi potrebbe dirti tante altre cose, potrebbe dirti quanti lati ha, ma la forma geometrica, così com'è, dice zero. Cioè, no? Capite quello che voglio dire? Vabbè sì, ogni volta dobbiamo specificare la forma geometrica. Appunto. Con le caratteristiche. Facciamo prima a farlo, guarda. Adesso questo lo salvo in maniera che così capite meglio forse quello che è. Aspetta un attimo, fammelo salvare. Puntatori a funzioni e OOP. Ok, e questo così me lo salvo qua. Va bene, mi stacco, riprendi tu? Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Ok, questo è un possibile utilizzo dei puntatori a funzioni, eh? Chiamiamolo, facciamo un altro file, lo chiamiamo forma, forma.c. Ok, e in questo facciamo appunto questa, ogni volta che quando appena ti ho detto il nome dico, ma si poteva chiamare così, fa niente, non ti preoccupare. Allora, include, hashtag, hash include. Ha sbagliato pure lei stavolta. Sì. Standard io.h. Ok, allora adesso facciamo la classe class
No, scusami, che classe? Non esistono le classi in C. Facciamo struct, struct, spazio, forma geometrica, con la F e con la G maiuscola. Due punti. No, no, tutto attaccato deve essere, perché sennò... lo spazio si... O underscore o tutto attaccato. Ma se usi le maiuscole, questo si chiama camel casing, e si può fare così. Vai a capo. E aperta graffa, chiusa graffa. Ok, allora qua ci mettiamo un puntatore a funzione. Non ci va aperta parentesi, chiusa parentesi. No, questo è struct, è una struct. Questa è la definizione di una struttura. Ok? Facciamo sempre int, p... No, facciamo il puntatore a funzione, questa volta è di un altro tipo. Facciamo void, aperta parentesi, hash, no, asterisco, disegnati, e poi aperta, aperta parentesi, qui gli dobbiamo passare un puntatore a una forma geometrica. No? Perché altrimenti lui che si disegna non sa. E quindi qui struct const, va, facciamo const, asterisco, const, no, spazio, struct, forma geometrica, asterisco. Cioè, io gli passo un puntatore a una forma geometrica. Va bene? Quindi questo è un puntatore a funzione che non ritorna niente e che accetta uno struct forma geometrica puntatore. Ok? E quindi mo facciamo le classi singole, il triangolo... Aspetta. Punto, metti un punto e virgola lì, alla fine di void di... E poi un punto e virgola alla fine di struct. Ok. E pure qua, quindi, no, no. Alla fine della riga 6. No, ci va... dopo il chiusa graffa, punto e virgola. Ok? Questo è la classe più generale. Adesso, scrivendolo in C, perché in C++, per esempio, questo è molto diverso, scriviamo una classe derivata. Allora, struct quadrato. Vai a capo. Allora, che cosa c'ha dentro lo struct quadrato? Lo struct quadrato ha dentro allora, aspetta un attimo, perché noi dobbiamo mettere vabbè, facciamola nella maniera più particolare. No, perché no. Ok, qui ci mettiamo struct forma geometrica, no, forma geometrica, spazio FG. Questa è un'istanza di forma geometrica, capito? Come si faceva in... Punto e virgola. Commento. No. Ah, il commento no, ecco, al contrario, slash, asterisco. Istanza, non instanza. Istanza ci stai tu. Chiusa. No, adesso per chiuderlo, ecco, devi fare così. Beh, mi sono perso FG, che cosa voleva dire? È il nome dell'istanza forma geometrica. È il nome che diamo noi, la potremmo chiamare Pippo. Ok. Punto e virgola va dopo FG. E poi va un punto e virgola anche dopo la struttura dati.
Quindi ogni volta che dentro quadrato scriviamo FG si rivolgerà a forma geometrica. Aspetta, adesso dobbiamo inizializzare queste, se no non famo niente. Allora, struct, adesso struct triangolo, e puoi ricopiare esattamente dalla riga 9 alla riga 11, perché sono identiche, perché triangolo e quadrato sono due forme geometriche, no? Yes. D'accordo? Qualsiasi forma volete derivare da forma geometrica è, deve avere obbligatoriamente la struct forma geometrica FG per primo. Vedete che questo è per questo motivo che è stato creato il C++, praticamente quasi solo per questo, poi è diventato tutta un'altra cosa, ma il C++ vi permette di derivare, di scrivere le classi in maniera lineare e di derivarle in maniera lineare senza dover fare tutte queste cose che dovete sapere, altrimenti non le fate, ve le fa automaticamente il C++. Però il C++ può, e in effetti i primi C++ facevano, riscrivere in C il codice C++, e lo fa in questo modo qua. Capite? Ok, adesso, perché cosa succede adesso? Adesso scriviamo le funzioni, disegnati, dobbiamo scrivere tre funzioni. Cioè per la forma quadrata del triangolo, tutte quante. Allora, facciamo, scriviamo le funzioni void, aperta parentesi, no, void, spazio, no, spazio, e disegnati underscore fg. Okay. Uguale, no, scusami, aperta parentesi. Cosa vuole come argomento? Const struct forme geometrica asterisco, perché dobbiamo essere coerenti col puntatore che abbiamo scritto sopra. Vai a capo, no, questa è la definizione della funzione. Aspetta. Vai a capo, aperta qua, aperta graffa, chiusa graffa. Noi lo facciamo, come dici? Noi facciamo qua il quadro del triangolo. Sì, qua scriviamo semplicemente printf, scriviamo quello che faccio, mica se non vorrete mica che disegnarle. Se volete, ecco, come esercizio per casa, fate il disegnino in ASCII del triangolo e del quadrato. Aperta parentesi. Slash underscore /. Sì, queste cose qua. Aperta parentesi, aperte virgolette. Non disegno nulla. Non ne tagli. Sì. / n. E punto e virgola alla fine. Poi ricopia tutta sta roba e scriviamo, questa la ricopi e fai disegnati triangolo. No, disegnati quadrato, disegnati Q. Sì, e qua, no, tutto il resto non cambia, scambia solo la stringa. Disegno un quadrato. Disegno, sono io che disegno. Ok, e poi il triangolo. E disegnati triangolo. Ok, adesso abbiamo fatto, abbiamo finito, adesso dobbiamo aprire il main in cui dichiariamo tre istanze e le inizializziamo. Ok?
Main. Aperta parentesi. Ma ci vuole il punto e virgola dopo la parentesi graph. Come? Void. Ci vuole ancora. No, le funzioni non vogliono il punto e virgola. In realtà compilerebbe uguale, perché il punto e virgola non fa niente. No, lì sì. Alla chiusura del printf sì, ma non ecco, dopo la graffa. Invece le strutture la vogliono, il punto e virgola. Nelle strutture è mandatorio, nelle funzioni no. Ok? Vai a capo dell'int main, apri graph e chiusa graph. No. Main, aperta parentesi, chiusa parentesi, poi vai a capo, apri graph e chiusa graph. Ok. Qui adesso dichiariamo tre istanze della struttura, tre istanze delle tre strutture e le inizializziamo. Ok? Ok, allora facciamo una struttura forma geometrica, spazio forma geometrica FG, chiamiamola sempre. Questa è un'istanza. Ok. Scorre? No, il tipo è forma geometrica. No, c'è uno spazio qui, perché questo è il nome della nostra istanza. Se la vuoi chiamare Giulio, chiamiamola Giulio. Sì, come qua. No, allora facciamolo diverso. La potresti chiamare benissimo uguale, ma chiamala Giulio. Oh, adesso la inizializziamo, ok? Cioè ci mettiamo dentro i valori che servono. E quali sono i valori che servono? Sono lì che cosa c'ha dentro? C'ha dentro un puntatore. Quindi fai aperta uguale, aperta graffa, e ci mettiamo il puntatore a disegnati, quindi scrivi disegnati underscore fg, perché c'è solo quello, quindi ok, e metti punto e virgola dopo la graffa. Ok. Tutto chiaro? Ho inizializzato la mia struttura Giulio con la funzione disegnati fg. Va bene? Adesso di questi ne scriviamo altri tre. Vai. Quindi praticamente cosa ho fatto a livello... Hai puntato il puntatore che sta dentro la struttura Giulio, ok? Che c'è dentro un puntatore a funzione, l'hai puntato a disegnati fg, che è una funzione. Ok. E Giulio è il nuovo nome di fg praticamente? No. Giulio. Non altro. È un'istanza della struttura forma geometrica. Adesso scriviamo un'istanza della struttura quadrato. C'è sempre un nome così. E la chiamiamo Gabriele. No, siccome la chiamiamo sempre... Oh, e la dobbiamo sempre inizializzare con un puntatore a funzione che è... Ah, però aspetta. Sì. Qui ci vanno, mi sa, due graffe, perché noi dobbiamo entrare dentro la struttura FG che sta dentro la struttura quadrato, quindi hai capito? E qui ci mettiamo in quella interna, ci mettiamo disegnati quadrato, perché quella esterna sarebbe già riferimento a disegni di FG. Sarebbe perché la struttura quadrato c'ha dentro una struttura FG la quale ha il puntatore a funzione, quindi bisogna farla così, credo, può darsi. Basta mettere doppia graffa, sì, perché una inizializza la funzione
quadrato, quella esterna, e quella interna inizializza la struttura dati FG che sta dentro la struttura dati quadrato. Chiaro? Vai, gira. Sì, sì. Punto e virgola. No, ci vuole un punto e virgola. E muove il triangolo. Stessa cosa per il triangolo, che chiameremo Francesco. Dato che ci mancava solo quello. Sempre doppia, quindi? Certo, sempre doppia. E punto e virgola alla fine. Ah, va bene, allora se facciamo così eleganti, bene. Vai a capo. Bene, adesso ci vuole un puntatore a una struttura a forma geometrica, no? Perché questo puntatore lo punteremo alle varie istanze e poi proveremo a chiamare la funzione disegnati. Ok? A chiamare il puntatore che sta lì dentro. Quindi fai struct forma geometrica asterisco P. Ok, e no, per il momento lo lasciamo non inizializzato, così sarà più chiaro il codice. Quindi punto e virgola. Ok, adesso vai a capo, basta, sono finite le dichiarazioni. Adesso scriviamo codice, un attimo che scriviamo. Qua non lo metto il punto e virgola. No, perché è una funzione, non ci va. No, ma aspetta, non è finita, eh. Alla riga 39 lascia uno spazio. Ok, adesso puntiamo P a Giulio. No? Puntiamo, partita un attimo, vedete? Puntiamo P all'istanza Giulio, che è un'istanza di una forma geometrica. P uguale, no, dov'hai? In fondo. Ampersand Giulio. Punto e virgola. Ok, vai a capo. E qui chiamiamo la funzione che è puntata all'interno di P. No? Quindi, sostanzialmente, chiamiamo, aperta parentesi, siccome è un void, asterisco, dunque com'è qua asterisco aperta parentesi ancora P punto come si chiama il puntatore a funzione disegnati sì. Il puntatore, no, vai ancora sopra? Sì, quindi disegnati e poi chiusa parentesi, chiusa ancora, chiuse tutte e due le parentesi, poi aperta parentesi, no, sono troppo, sì. No, giusto, aperta parentesi, P. Chiusa parentesi, punto e virgola. Quest'ultima P? È se stesso. Ok. È se stesso, ok? Cioè lui chiama il metodo che è contenuto in se stesso e gli passa se stesso, ok? Adesso facciamo questa cosa, la facciamo tre volte per tutte e tre le forme. Però c'è una sola differenza. Sì, se io adesso punto a Gabriele, Gabriele non è più... non lo posso fare così direttamente, punto e virgola. Devo fare un cast a forma geometrica. No? Quindi alla riga... Come? Quello che spiegava sulla lavagna. Sì. Perché Gabriele non è una... cioè l'indirizzo di Gabriele non è un indirizzo a una... non è un indirizzo a una forma geometrica. Quindi gli devo dire, guarda che questo è un indirizzo a una forma geometrica, stai tranquillo.
Ok? Quindi proviamo a farlo e facciamo, quindi alla riga 42 devi fare P uguale, aperta parentesi, struct, spazio, forma geometrica, asterisco. Questo forza il tipo a essere un puntatore a una forma geometrica. E poi diciamo, gli facciamo fare comunque... E poi esattamente la riga 41, identica. Però vedrete che sarà cambiato, se funziona questo programma, non sono sicuro che proprio dal punto di vista della sintassi è... Ma quindi senza ampersand Gabriele oppure... No, niente. La riga 41 si replica esattamente identica. È proprio questo il... No, cazzo. Quello andava bene. Vai a capo. Ah, ok. Non mi fa di parolacce, non devo dire parolacce. Punto e virgola. Ok, e poi facciamo una terza volta. Puoi ricopiare tutte e due le righe. Vabbè. Perché sono identiche, però la facciamo per ampersand Francesco. Ok, prima di ritornarci e vedere bene questa cosa, vediamo se funziona, va? Perché potrebbe essere che non... Che quelle... No, quello che mi preoccupa è quell'inizializzazione. Quale? Allora, si chiama... l'inizializzazione delle tre, cioè con le varie funzioni. Può darsi che quella non sia una sintassi valida, ma non lo so. In linea sto andando un po' a intuito. Allora, devi compilare forme, si chiama questo, no? Forma, forme. Adesso mi scordato. Che caspita. Non diciamo parolacce. Caspita. No, caspita, va bene. I parametri name of Italy. Ma lo trovo? Sbaglio io. Non c'è? Forma? Non c'è. Dove l'hai salvata? Mi dà un sacco di warning. No, fermo. CC-O, forma è meno O, forma. Sì, è buono che cancelli il codice, eh? Occhio. No, non è punto. CC-O. Forma, spazio, forma.c. Quindi è un sacco di error, però penso di aver scritto di qualche... No, lo dà pure qua. Allora, che cosa se siamo sbagliati? Non si può fare questa storia, vedi? Ah no, perché ci hai messo la minuscola lì. Lì avevi fatto con la maiuscola. Dove però? Alla riga 36, disegnati quadrato e con la Q maiuscola. No, non quel quadrato. Non trovo il comando per quello. Salva e ricompila. Aspetta, perché non è detto. Vai. Parola del name method ancora. Aspetta, cos'è che dice? Scusa. Disappointer. Did you... Aspetta, scusa, non ci capisco niente. Mi fate vedere dov'è? Allora, did you mean... No, questa cosa qua, parameter name omitted. Ah, ok. Va bene. Non dovrebbe essere un errore, ma lo è. In realtà, siccome non lo usiamo, vai su e alla riga prima della riga 23, qui bisogna mettergli un nome, alla riga 18, const struct forma geometrica asterisco, ci metti buttami. Il nome puoi scegliere un nome che vuoi. Buttalo. Perché tanto non lo usiamo.
e anche sotto alla riga 23. Sempre buttalo. Buttalo, tanto non lo usiamo su tutti e tre inutilizzati. Poi magari però invece uno lo usa. Okay. Ok. Adesso salva, ricompiliamo un attimo perché non sono sicuro che ancora siamo. Ok. Ok. Errori. Allora, member, aspetta un attimo. Member reference type structure metrica is a pointer. Did you mean to use? Sì, vabbè, questo ve lo devo spiegare. Sì, è vero. Cioè, che dobbiamo usare il meno superiore, sì. È uno shorthand, però è giusto. Usa meno superiore. Allora, prendo il codice. Poi vi spiego esattamente che cosa stiamo facendo. Però invece vai giù. No. E scrivi P meno superiore disegnati. Lì. Qua. Sì, dove c'è P punto disegnati, fai P meno superiore. Meno superiore sarebbe questo? Meno superiore. Ci va il maggiore. A me dà pure un altro errore. Maggiore. Ecco, così. Come una freccia. Ok, vediamo se adesso lo fa. Salva. Compila. Ok, funziona. Allora, adesso vediamo se lo fa. Punto slash forma. Comunque a me dà un altro errore, dice la variabile Francesco initialize by the completer type. Incomplete? Sì. Beh, però questo è codice C corretto. Non so se hai messo tutte e due le graffe? Sì. Okay, scusa un attimo, intanto adesso poi vediamo il tuo codice, Francesco, perché può darsi che compilatore usi? Il compilatore è prompt dei comandi. No, il compilatore è GCC? Sì. Stai usando GCC? Sì. Allora, sì, anche a me dà warning, errore. Ah, è uno warning? O no, a me è proprio un errore. Adesso li guardiamo, però riguardiamo un attimo il programma, scusa Gabriele. E avete capito quello che abbiamo fatto? Non molto. Allora, torniamo sopra, torniamo in alto. Abbiamo definito una struttura forma geometrica. Fino a qui ci siamo? Sì. Questa struttura contiene un puntatore, potrebbe contenere un sacco di roba, ma sostanzialmente contiene un puntatore a una funzione che si chiama disegnati, il puntatore si chiama disegnati, e che è una funzione di tipo void, cioè che non ritorna niente, e che accetta un puntatore a una const, ha una struttura forma geometrica, un puntatore costante. D'accordo? Questa è la mia definizione. Poi abbiamo fatto una struttura quadrato che come primo elemento della struttura, cioè è quello che deve stare prima di tutti, ha dentro una struttura forma geometrica. Cioè praticamente quadrato è una specializzazione di forma geometrica. Va bene, perché sotto la struct forma geometrica FG potrebbe avere tutta una serie di altri elementi che definiscono, per esempio, il numero dei lati, no? Poi c'è una struttura triangolo che anche lei è derivata dalla struttura forma geometrica e che ha una struct forma geometrica come primo elemento. Ok? Cioè, vi voglio far capire che se questa cosa qua funziona solo perché
quello è il primo elemento, altrimenti non funzionerebbe. Ed è per questo che è stato inventato il C++, perché il C++ lo fa lui in automatico questo scherzo. Perché altrimenti questa è una cosa che è veramente molto error prone, no? Basta che uno aggiunge una roba sopra all'astratto forma geometrica che è inclusa in triangolo in quadrato e sfascia tutto. Ok? Ora, poi abbiamo definito tre funzioni, no? Che sono proprio della tipologia di sono proprio della tipologia richiesta dal puntatore che sta dentro forma geometrica. Va bene? E fanno tre cose diverse. Ok, poi abbiamo fatto il main. Nel main abbiamo definito una funzione forma geometrica e l'abbiamo inizializzata con, dato che dobbiamo inizializzare il puntatore interno, l'abbiamo inizializzata con il puntatore alla funzione disegnati fg. Ok, la struttura quadrato l'abbiamo inizializzato, la struttura interna alla struttura quadrato a disegnati quadrato, e la struttura triangolo abbiamo inizializzato la struttura interna alla struttura triangolo con disegnati triangolo. Poi abbiamo dichiarato un puntatore alla struttura base. Ok? Allora, all'inizio l'abbiamo puntata all'istanza della struttura forma geometrica che si chiama Giulio. Siccome P è un puntatore a forma geometrica e Giulio è una forma geometrica, non c'è stato bisogno di fare nient'altro. Va bene? Poi, che cosa abbiamo fatto? Siccome P è un puntatore, abbiamo preso di P il campo disegnati, che è un puntatore, una struttura che è un puntatore a una funzione che ritorna un void e che accetta un puntatore P, un puntatore a una struttura a forma geometrica, e l'abbiamo dereferenziato. Dereferenziato che cosa vuol dire? Che abbiamo chiamato la funzione sostanzialmente. Che cos'è il disegno cioè rispetto al puntatore P? Disegnati è un campo della struttura geometrica. Allora, torna in alto. Guarda bene. La struttura forma geometrica ha un puntatore a una funzione che accetta una struttura forma geometrica asterisco in argomento e che ritorna un void. Ok. Ok? Quindi questo è un campo della struttura forma geometrica. D'accordo? Mm-hmm. Poi, invece, all'interno delle altre strutture c'è una struttura forma geometrica. Ok? Quindi questo puntatore è contenuto in tutte e tre le strutture. Ok. Nella prima in forma diretta e nella seconda in forma indiretta attraverso la struttura forma geometrica. Pronti? Sì. Ok, va bene. Dopodiché, appunto, abbiamo definito tre funzioni che sono esattamente del tipo che serve per essere puntato bene, no? Cioè delle funzioni che ritornano un void e che accettano un const struct forma geometrica asterisco, va bene? E le abbiamo... Questo è il motivo per cui, per esempio, nelle funzioni di Python bisogna ritornare un self. Cioè bisogna dargli self, perché bisogna dargli l'argomento dell'istanza corrente. Vabbè, scusatemi, non complichiamo le cose. E poi dopo ho fatto il main, nel main ho
definito, ho dichiarato tre istanze delle tre strutture, inizializzandole al volo. Ok? Avrei potuto fare l'inizializzazione separata. Forse vi era più chiaro. Dopodiché ho definito un puntatore a una forma geometrica, riga 38, no? E l'ho puntato di volta in volta alle tre strutture dati che avevo dichiarato. Il problema è che per quanto riguarda la struttura dati Giulio è proprio una forma geometrica e quindi il puntatore non protesta, no? Se io avessi puntato Gabriele a P senza fare il cast, lui mi avrebbe detto: ma scusa, Gabriele, ampersand Gabriele è un puntatore a una struttura quadrato. Tu me lo stai puntando a una struttura a forma geometrica, non va bene. Okay. Quindi però c'è un modo in C per bypassare questa cosa. Ed è il cast. Il cast è una porcheria, cioè è una zozzeria, diciamo. Però si usa quando tu sai quello che stai facendo. In questo caso sai che Gabriele in realtà è una struttura a forma geometrica più altra roba, perché io l'ho scritta in questo modo qua. Quindi ho fatto, quindi è va bene fare il cast. Quando usate il C++, per esempio, il C++ già sa una cosa del genere. Non c'è bisogno di fare il cast perché sa che Gabriele è in realtà derivata dalla struttura a forma geometrica, perché C++ è un linguaggio object-oriented, mentre il C non lo è. Ma vedete che si può benissimo scrivere in forma... Cioè, per esempio, se prendete Pure Data, okay, il programma Pure Data è scritto in forma object-oriented, ok, ma è scritto in C. E se volete, poi un giorno andiamo a vederlo, quando siamo diventati bravi che capiamo, andiamo a vedere le budella di Pure Data e capite come è fatto a come fanno a fare questo. Va bene? Io il colore appunto ce l'avevo levato, eh? Come dici? Francesco punto. No, punto non ci deve essere. Ah, punto. No, ce l'hai messo tu. Okay. Comunque risolto, cioè che cos'era? No, che avevo scritto triangolo con la T minuscola, poi sotto ho scritto con la T maiuscola. Ma dovete guardare gli errori, ci sono ancora errori? No, erano risolto. No, Giulio, pensavo. A me dai warning, non so perché. Va bene, tu usi un altro compilatore, tu usi... Va bene, scusa. No, io uso GCC. Sì, ma... non usi coso. Perché ce n'è un altro, vabbè. Passa un attimo lo schermo a Giù. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo qual è il problema. Che i warning, bisogna leggerli i warning. Cioè... Allora... Dove stiamo? Aspetta che lo rifaccio. Amore mio, tu hai messo F con la F minuscola. Anzi, cioè? Strano. Cioè, aspetta un attimo, ma comunque gira sto programma? Boh, in realtà non so se si può andare. Non so che cosa vuol dire note. Oltre che warning. No, ti dice note, ti dice dov'è che fai l'errore. Cioè, aspetta, lui ti sta dicendo delle cose. Allora, guardiamo il primo warning. Il primo warning è struttura forma geometrica declared, come dice? Non vedo niente. Dichiarata. Inside parameter list will not be visible outside of this definition. Tu stai facendo casino con le G maiuscole, con le G minuscole. Fammi...
Fammi vedere un attimo. Sì, il codice. No, sopra di... un attimo. Allora, okay, questo, okay. Allora, questa è forma geometrica con la G maiuscola. Ok, qui, appunto, qua è così, qua è così, qua è così, tutto bene, vai giù. Bisogna stare attenti, allora, alla riga 28, com'è? Forma geometrica con la F maiuscola? Sì. Sì, sì. Va bene. Poi, forma geometrica qui è con la G minuscola. Ecco, alla riga è tutto con la G maiuscola, sì? Sì, sì, ci stava questo qua, che l'ho cambiato, era in minuscola. Sì. Che è quello che diceva lui. Strano che compila, strano che compilasse perché non doveva. Poi ci sta quest'altro warning riferito a disegnati. Sì, sì. From incompatible pointer type. Sì. Dunque, perché initialization of void from incompetent... Ah, beh, perché sempre c'era la G minuscola e la G maiuscola. Ok, prova a farlo, prova a compilare adesso. Ah, a posto. Prova, prova a farlo girare, punto slash... Non funziona però. Perché fa sempre, ma qui va bene, proviamo a vedere perché non funziona. Non è che fitta sempre nel disegno nudo. Dunque, le tre funzioni dicono, no, le tre funzioni dicono tre cose diverse, va bene. Poi vai giù, no, vai giù un attimo. Sono tutte e tre puntate a disegnati FG. Tu devi fare disegnati alla riga 46, devi mettere disegnati quadrato. Alla riga, scusa, io non vedo bene, è quella, quadrato con la Q maiuscola. No? Altrimenti tu la stai puntando sempre alla stessa funzione. Ecco, vedete però, si fanno molti errori. No, nel senso che, va bene, Giulio è distratto, però voglio dire, è possibile distrarsi e appunto fare degli errori per cui non si capisce bene che sta succedendo, perché lui dice, ma è tutto giusto. Vai un po' giù che non vediamo. Ok. D'accordo? Allora, questo è un uso... dei puntatori a funzioni molto rilevante. Ok? Cioè è l'uso principale che si fa dei puntatori a funzione. Va bene, io fermerei qui. Per la prossima volta, appunto, potremmo fare come esercizio che prendete questo programma qua e li fate li fate proprio disegnare il quadrato e il triangolo, e invece quell'altro fa, e se volete fate, ci aggiungete il cerchio, ci aggiungete tutte le funzioni che volete. Ma disegnarlo dove? Sullo schermo, in ASCII, con i caratteri ASCII. È lineetta sopra, come la fate? Fate con la lineetta col meno. Ok? Una riunione voi. Fate una riunione, va bene. Senti, me li metti o su Slack o su questa chat? Sì, l'altro l'ho già inviato. Il puntatore a funzioni l'ho già inviato nella chat Slack o su questa chat? Aspetta. Questa chat è anche forma C in realtà. Ok, allora adesso li scarico.
aspetta. Come si chiama? Puntatori e funzioni questo. Il primo puntatore e funzioni, il secondo forma. Sì, ok, non capisco perché. Forma C. Ok, è chiaro il compito per la prossima volta? E potete aggiungere anche un'altra forma, fate le forme che volete, ok? Usando come schema questo qui. Perfetto. Ok? Quindi facciamo mezz'ora, come ne serve mezz'ora? No, no, facciamo adesso facciamo un quarto d'ora, va, sennò poi... Ok? All right. Quindi... Grazie. Quindi... Federico, sì. Adesso noi stacchiamo da questa chat e ne apriremo un'altra perché facciamo come 02 dopo. Ah, ok, cambia, cioè lezione, diciamo come 02 musica elettronica triennio. Sì, sì, oh. Loro stanno al primo anno triennio. Esatto. Ok, noi ci vediamo martedì invece a lezione del biennio. Benissimo. Arrivederci. Prof, salve, mi scusi, ciao. Mi dispiace un sacco per tutta questa storia di internet, ho manettato per un'ora e mo finalmente funziona. Vabbè.